zombie apocalypse. Ciao a tutti, rieccomi qua per il 41esimo scherzo di Giocherone. Oggi volevo fare uno scherzo sempre con un gioco di parole, quindi si tratterà di capire male una situazione. Facciamo questo scherzo, lo scoprirete bene guardandolo, spero che vi piaccia. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, premete la campanella e mettete mi piace video. Quindi, allora, niente, andiamo a fare questo scherzo e vediamo come funziona e come reagisce la gente. Dai! Pronto? Sì, ciao, buongiorno! Buongiorno! Sto chiamando per l'annuncio che ho visto su internet che cercate un barista. Sì, ciao, tu sei? Allora, io mi chiamo Federico. Sì. E diciamo... Quanti anni hai? Come? Quanti anni hai? Ho 25 anni. Sì, diciamo che ho un po' di esperienza nel settore, in pratica so usare bene il Dream, le seghe circolari, la levicatrice, insomma tutti gli attrezzi del mestiere. La levicatrice? Sì. Io cerco un barista, non fatto. Ma non è per costruire le bare? Pronto? No, mi è arrivato a caso. Pronto? Sì, ciao, buongiorno, ho chiamato prima. Senti, ma che c'è? Che ti manca? Volevo sapere per quel lavoro, forse era caduta la linea. No, forse mi ha rotto il cazzo. Perché? Ma poco spiritoso, ok? Coglione, basta, affanculo. Chiama più. Ma non ho capito. Non mi vogliono dare questo lavoro. Pronto? Sì, salve, buongiorno. La chiamo per via che ho visto l'annuncio su internet che cercate un barista. Lei dove abita? Io abito vicino a Bologna. Perché adesso noi abbiamo una prova. Ma che barista è un portiere da tempo? Ah. Sì, ho fatto anche quello, diciamo, c'è un curriculum abbastanza vasto, ho fatto anche il portiere. Se mi manda un curriculum, ok, glielo mando, gli posso dire che ho fatto il portiere nelle giovanili dell'Atalanta e del Parma. Sì, sì, ci mando un curriculum e nota. Ok, e quindi la mia esperienza come... Manda un'email. Ok, guardi, io comunque sono abbastanza bravino come portiere, nel senso ho subito poche reti in tutta la mia carriera. Sì, no, dico come portiere d'albergo, capisco. Ah, come portiere d'albergo. Sì, ah. Come portiere d'albergo. Infatti, io mi chiedevo come mai in un albergo cercassero un portiere per giocare a calcio. Poi ho detto: poi magari ho detto, visto, magari volevano fare una squadra di calcetto col nome dell'albergo, fare un piccolo campionato. Ecco, no, ok. Uno, ok, quindi io a caso glielo mando lo stesso il curriculum, se poi ci ripensa a fare una squadra di calcetto e vuole giocare e chiamarmi no, ok, allora per il calcetto non c'è verso. No, ok, lei che abita dove? Vicino Bologna. Cioè, ora attualmente vicino a Bologna, poi sì, ho giocato un po' nell'Atalanta e negli... No, a me non mi interessa, che vicino sto giocando, mi interessa, che dico dove ho lavorato. Ah.
Ho capito, niente, allora mi dispiace. Comunque, niente, se ci ripensa un giorno, io il numero sul curriculum glielo mando, ce l'ha, se poi vuole fare questa squadra di calcio, no, non ci sono problemi. No, non mi interessa, capito? Ok, perché attualmente sono senza squadra e quindi insomma il campionato è già iniziato, è difficile trovare una squadra. Poi ho visto questo annuncio, cerca di portiere e pensavo insomma. niente, partire d'albergo. Va bene. Ok, di niente, la ringrazio, gentilissimo. Prego, ciao, ma ci figuri, grazie Arrivederci. a lei, arrivederci. Buongiorno. Questo è stato bellissimo, questo è stato bellissimo. Ai ai, no, mi ha fatto scompisciare. Confronto al primo è stato bello. Dai, alla fine cercava un barista e me la sono cavata con il portiere d'albergo e la squadra di calcio. Dai. È stato divertente questo. Bene ragazzi, spero che questo scherzo vi sia piaciuto. Il primo si è arrabbiato un po', però vabbè, fa parte anche del gioco, dello scherzo. Ci sta che si sia un po' offeso, anche se boh, alla fine uno ha confuso il barista con un altro barista, cioè boh, non te la prenderà male. Mentre il secondo, dai. Mi è venuto al balzo di improvvisare il portiere ed è risultato uno scherzo veramente carino e quindi dai, è stato piacevole. Con questo vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. Ciao e al prossimo scherzo.